Facciamo una semplicissima frittata di cavolfiore al forno. Quello che ci serve, 6 uova, un cavolfiore di circa 600 grammi, un po' di olio, del prezzemolo, del formaggio grattugiato, grana o parmigiano e un po' di sale. Iniziamo subito a sbattere le nostre uova. Aggiungiamo un pizzico di sale mentre sbattiamo le uova. Facciamo questo lavoro per circa un minuto. Prendiamo il nostro cavolfiore sbollentato, lo rompiamo appena appena. Prendiamo una teglia e andiamo a mettere nella nostra teglia il nostro uovo. Prendiamo il nostro cavolfiore, aggiungiamo un po' di prezzemolo, un filino di olio d'oliva, anche qui aggiungiamo un pizzico di sale, mescoliamo e lo andiamo ad inserire nella nostra teglia con l'uovo. Cerchiamo di metterlo già direttamente sparso da tutte le parti. Prendiamo il nostro parmigiano o grana, quello che volete, e lo mettiamo qui sopra. Accendiamo il forno e lo facciamo riscaldare ad una temperatura di circa 190 gradi
e lo lasciamo cuocere per un quarto d'ora, 20 minuti a forno già caldo. La nostra frittata di cavolfiore è pronta, prendiamola, facciamola vedere. Questo è il nostro risultato. Grazie mille a tutti e un buon pomeriggio.